Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi sulla Road to Division 1 di FIFA 16 e come vedete siamo in divisione 8. Mancano 4 partite e ci bastano 3 punti per vincere il titolo. Quindi ragazzi, oggi proverò a andare in divisione 7. Ragazzi, visto che mi mancano solo 3 punti, ho deciso di utilizzare questa formazione qui di seconde linee, con Balotelli, Luiz Adriano, Perisic, De Jong, Bonaventura, Braciszkowski, Antonelli, Juan Jesus, Kassan, Maicon e Diego Lopez in porta. Quindi ragazzi, vediamo se oggi andremo direttamente in divisione 8 e poi vi porto la prima partita della divisione 7. Insomma, dipende cosa farò in questa prima partita. Che ragazzi, ci vediamo fra poco con la formazione del nostro primo avversario. Che ragazzi, ecco la formazione del nostro primo avversario. Come vedete è una buona formazione, è una formazione inglese, conosco Boni, quello dovrebbe essere dietro le punte se non erro Coutinho, ma o forse no, mi sto sbagliando, forse Firmino. Poi c'è Sterling e non ho fatto in tempo a vedere chi altro. Comunque ragazzi, è una buona formazione, quindi andiamo subito a vedere come andrà questa prima partita del giorno. Attenzione che però lui ha recuperato subito palla. Il tiro, il gol, è incredibile ragazzi. Incredibile. Si mettono davanti quando cadono i giocatori e non si riesce più a prendere palla. Quanti problemi ragazzi. Subito sotto, dobbiamo ribaltare. Guardate qui, si è buttato a terra il giocatore e non riuscivo più ad andare a riprendere palla. Attenzione a Luiz Adriano. Al tiro Adriano, parata. Qua recuperiamo bene palla. Luiz Adriano, dentro per Mario Balotelli. Avviso lo scatto, il tiro. Ancora parata. Qua lo fermiamo. Ma guardate ragazzi, palla ancora lui. Poi palo, poi ripalla che rimane lì 2-0. Vabbè ragazzi, però non si può. Cioè non si può, la palla rimane sempre a lui. Oh, ma che cacchio. Attenzione qua, palla dentro. Balotelli solo, miracolo. Poi il tiro, vabbè, ma non è possibile. Pallone messo fuori, il tiro. La parata. La parata, il miracolo. Nigel De Jong ancora dentro verso Luiz Adriano. Tirata dentro, gol della merda. Ma sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi. 2-1, non me ne sbatto un cazzo, voglio recuperare. E qui si è fatto prendere in infilata e siamo 2-1, accorciamo le distanze, vaffanculo. Mario Balotelli dentro, vede lo scatto. Luiz Adriano, il tiro, il miracolo, la palla che rimane lì sulla traversa e poi nulla. Perché ragazzi, non è possibile. Fuori il colpo di testa di Adriano. E finisce il primo tempo. Nel secondo tempo ragazzi darò battaglia per cercare di recuperare sta partita. E qua ha sbagliato, vaffanculo. Attenzione palla. Ma guarda tu che passaggio, quel tiro era il miracolo. Il miracolo. Ovviamente c'è il miracolo. Qui Luiz Adriano ancora. Grande azione di Luiz Adriano, il miracolo. Il tiro. Pallone dentro, attenzione. Il tiro. Bel colpo di tacco per Braciszkowski. Braciszkowski che se ne va. Braciszkowski ancora. Braciszkowski. Pallone dentro. Luiz Adriano si partecipare. Rimane la palla lì, il pareggio. Il pareggio. Il pareggio di Luiz Adriano. Finalmente abbiamo pareggiato. 83esimo. Stavo dando battaglia ragazzi, contro di tutto. Portiere miracoloso, scritto di tutto ragazzi. E finalmente il pareggio. Che cazzo. Due pari. Balotelli dentro ancora per Luiz Adriano, che è solo. Luiz Adriano è solo. Luiz Adriano, Luiz Adriano. Luiz Adriano, il tiro, il gol. Il gol, il gol. Luiz Adriano al 92esimo. 3-2, abbiamo ribaltato tutto finalmente. Meritatamente soprattutto. 3-2 ragazzi, abbiamo portato in vantaggio questa partita a nostro favore. Guardate qui, 3-2, meritatissimo. E finisce qui ragazzi, 3-2, partita soffertissima, ma all'ultimo secondo l'ho portata a mio favore. Ecco qui ragazzi, titolo vinto. Quindi nella prossima partita faremo il primo incontro della divisione 7. A fra poco. Ok ragazzi, allora per questa seconda partita, visto che siamo in divisione 7, userò la formazione che io considero titolare, ossia Gueye, Bacca, Filip Anderson, Guarin, Pjanic, Salah, Evra, Bonucci, Miranda, Abate e Handanovic in porta. Quindi vediamo chi sarà il nostro primo avversario di questa nuova divisione. Ok ragazzi, ecco la formazione del nostro primo avversario in divisione 7. Come vedete è una buona formazione, Serie A con Dybala e Icardi, If, poi Anderson, Nainggolan, Pjanic e Candreva. Poi c'ha Zuniga, Miranda, Castan. Non ho visto gli ultimi due. Comunque è una Serie A come la mia, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Vediamo come va questa seconda partita. Pallone messo fuori, proviamo il colpo al volo. Nulla da fare, però c'è Bacca. Al tiro, la deviazione, la parata di Handanovic. Pericolosissimi.
Pallone fuori, c'è il gol, ragazzi. Gol sul calcio d'angolo. 1-0 per il nostro avversario. Non è da fare, attenzione qua che ha sbagliato. Pallone dentro. Per Pjanic, il pareggio. Immediato il pareggio. Milan e Pjanic. 1 pari. Immediato il pareggio. Abbiamo subito riagguantato questa partita. Vai così. Azione qua. Bacca. Ce ne andiamo da soli con Bacca. Carlos Bacca. Pallone messo dentro. Il tiro, il gol, il 2-1. Abbiamo ribaltato la partita in pochissimi minuti. Il gol. Ma mettala. 2-1 per noi. Attenzione Icardi. Subito ragazzi al tiro. Aveva provato subito a riequilibrare la partita. Facilmente a superare il marcatore. Attenzione con lui con Anderson. Miracolo di Handanovic. Ancora qui, Guarin al tiro, il palo di Guarin, poi ancora palla che rimane lì, rimpallata e dovrebbe esserci angolo. È finito il primo tempo ragazzi, 2-1, partita bellissima, molto combattuta. E vabbè, che cazzo, il tiro fuori. No ragazzi, pareggio, ma... cioè si vedeva già dall'azione che avrebbe pareggiato, sinceramente. Nulla da fare, due pari. Azione qua che ce ne andiamo con Felipe Anderson, scatenato Felipe Anderson. Velocissimo, pallone dentro. Ottimo per Carlos Bacca. Che è solo Bacca. Bacca è solo. Al tiro, il gol. Carlos Bacca, il gol. E siamo 3-2. La riportiamo a nostro favore. Qua ragazzi, grande scatto di Carlos Bacca. Tiro, gol, 3-2. Prova qua il tiro, ancora Andanovic. Ragazzi, ma non riusciamo a uscire. Pallone dentro per Guarin, fermato. Guarin però recupera. E allora ce ne andiamo con Guarin. Freddy Guarin. Pallone dentro, Luis Adriano. La palla rimane lì ma non tira. Non ci voglio credere. Che cosa ci siamo mangiati con Luis Adriano? Palla messa fuori, grande ancora Samir Handanovic. E ci siamo divorati quell'occasione enorme con Adriano. Ecco qua ragazzi, ecco il gol. I birilli. Cioè non riuscivo a fermarlo più nessuno ragazzi, non si può, ogni FIFA è così. Rivedetevi il gol, non, infermabile. Però palla dentro ancora, al tiro! E finisce la partita ragazzi. Tre pari, quindi iniziamo questa settima edizione con un pareggio. Ragazzi comunque una bella partita, molto combattuta. Il pareggio tutto sommato è giusto. Ok ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Quindi se è così lasciate un like, commentate e condividete. Mi raccomando ragazzi, se non avete fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video nel quale proseguiremo la Lotto Division 1. Qui da Angelo 83 è tutto. Bella.